Buongiorno Sindaco, ci avviamo verso la città metropolitana, è un percorso avviato che sembra inarrestabile ormai. Il percorso ormai è tratto, quindi tornare indietro non è più possibile, anche perché con gli tagli eh, da parte dello Stato, nelle regioni, alle province e, ahimè, ai comuni, ci avviamo a questo per cui dobbiamo ridurre la spesa pubblica. Si è creduto che la provincia è un duplicato della regione, un duplicato del comune, per cui benvenga questa iniziativa, ma fatta con delle regole completamente diverse da quello che leggo come bozza di, di, di programma e di statuto. Ecco, veniamo proprio alle regole. Uh, I sindaci sono chiamati a... Lo statuto provvisorio della città metropolitana. Questo statuto tra le cose più importanti che deve stabilire è l'elezione del sindaco della città metropolitana. Lei sa che il sindaco potrebbe essere direttamente il sindaco del comune capoluogo qualora questo statuto non fosse approvato, oppure lo statuto potrebbe prevedere l'elezione diretta del sindaco della città metropolitana. Lei su questo che idea ha? Ma già come primo orientamento, nel primo incontro che abbiamo fatto? L'orientamento di noi sindaci è quello di uh, votare per il sindaco uh, con elezione diretta, fermo restando che la rappresentatività di altri sindaci può essere nominata da vari consigli, ma anche in questo c'è un distinguo perché non è possibile che uh, magari qualche zona dell'area metropolitana rimanga fuori, per cui, designare qual è la quota. Delle, uh, dei sindaci che vanno a rappresentare questo, uh, uh, questa rappresentanza poi successiva. Quindi se ho capito bene, lei è per l'elezione diretta del sindaco e per un'attenta valutazione della rappresentanza dei consigli? Sì, uh, dividere, uh, dividere i, i, la zona metropolitana in varie, in varie circoscrizioni, mega circoscrizioni dove Uh, ogni circoscrizione rappresenta 4-5 sindaci, questo poi è tutto da vedere. Okay. Ecco, però uh, dopo la prima assemblea dei sindaci della città metropolitana il percorso sembra che sia un po' rallentato. Voi come sindaci intendete riprendere questa iniziativa, cioè intendete intervenire presso le, anche le altre strutture per fare in modo che questa conferenza porti a termine entro il 31 ottobre 2013 il suo compito di stendere lo statuto oppure avete già abbandonato? No, siamo fermamente convinti di portare avanti questa cosa. In questo periodo ci stiamo un po' distraendo perché vedo che alcuni miei colleghi abbandonano la carica di, sindaci, di sindaco per candidarsi uh, alle politiche. Per cui hanno dei tempi, sono distratti da, da altre cose, ma credo che successivamente riprenderemo questo discorso e lo porteremo sicuramente avanti. Ecco, un altro aspetto importante dello Statuto sarà quello di stabilire le regole per quanto attengono le responsabilità degli comuni e delle province. Su questo, come Comune di Marigliano, avete delle istanze da portare, cioè ritenete che, quali, che le competenze attuali della provincia debbano rimanere le stesse del, per la città metropolitana oppure ritenete che alcune competenze possano essere trasferite ai comuni? E anche rispetto al personale e alle risorse, ritenete che questa nuova struttura della città metropolitana debba rimanere intatta o debba essere in qualche modo frazionata verso gli interessi dei comuni. Eh, questo è un nodo da sciogliere perché qua di risorse in questa bozza se ne parla poco e niente, per cui senza risorse, senza avere dei trasferimenti allo Stato a questo nuovo organismo c'è poco da fare. Quindi se in corso d'opera si chiariranno che le risorse di trasferimento allo Stato avverranno in modo cospicuo ci si riesce anche a sopperire le spese del personale, altrimenti qualche ramo secco deve essere pure tagliato. Ecco, veniamo invece a quelle che sono le competenze vere e proprie. Attualmente alla provincia, l'attuale provincia, sono attribuite funzioni importanti, tra cui la scuola, l'urbanistica, i trasporti, l'organizzazione del territorio. Lei ritiene che qualcuna di queste funzioni possa essere in qualche modo trasferita ai comuni? No, non credo perché eh, oggi c'è tendenza a fare, a fare rete. Anche noi nella nostra zona siamo 17-18 comuni che con l'Agenzia di Sviluppo Norale stiamo dettando di mettere su qualcosa e cercare di eh, far necessità virtù, di risparmiare su anche le cose più banali, per cui se riusciamo a mettere in campo delle cose a fattor comuni che la provincia riesce a gestire, sicuramente ci sarà uh, un risparmio economico, per cui vengono anche magari qualche altro trasferimento che attualmente della regione si passa a, a provincia. Ma non, a, a, non per pretendere o volere a tutti i costi far fare la parte da Leone né al comune di Napoli né a un altro comune più o meno importante. Quindi sta dicendo che è contro un'ipotesi napoli centrista che vedrebbe. Ma Napoli già fa le sue battaglie. Napoli, eh, noi siamo sempre. teniamo qualsiasi cosa eh, succede a Napoli, la provincia deve sempre soccombere. Vedi i rifiuti? Eh, non è possibile che con una differenziata spinta, come lo, la facciamo in questo territorio, noi dobbiamo dare gli stessi euro a metro quadro come, la come, la, come Napoli Città, che non lo fa. Per cui vedo, è così, è una triste realtà che eh, di giustizia manco a parlarne, qualsiasi cosa già dice De magistris è legge, c'è poco da fare perché purtroppo la forza è fatta da numeri. Quindi se ho capito bene, se questa forza già molto grande si trasformasse anche in forza di sindaco città metropolitana sarebbe un problema per E sarebbe, e sarebbe sì un problema. Non si parla più di, di democrazia, di meritocrazia, non si parla più di competenze. Si parla che il più forte vince sempre. Ma hai visto mai che un, qualche sindaco, pure di 4-5 mila abitanti, riesce a fare questa cosa in modo degno e decoroso? Ecco, eh, veniamo a un aspetto più legato al territorio e alla sua realtà. Eh, il comune di Marigliano, come tutti i comuni, stanno subendo questi tagli enormi. Eh, molti comuni si avvicinano addirittura a una condizione di dissesto e la stessa costruzione della città metropolitana è vista semplicemente come un'operazione di taglio del, delle finanze degli antilocali. Eh, la situazione di Marigliano, del comune, com'è com in questo momento? Allora io ho dei grossi problemi proprio perché non riesco uh, a capire bene quali sono le risorse che lo Stato ci trasferisce e i miei consiglieri stanno in una fibrillazione totale, tant'è che non abbiamo approvato ancora il bilancio. Uh, siamo un comune virtuosissimo, abbiamo 7-8 milioni di euro di, di cassa da spendere, ma purtroppo con questo benedetto patto di stabilità che noi sì, non capiremo mai, che noi sì non capiremo mai. Ci, ci dicono che non possiamo spenderli. Stiamo arrivando all'assurdo che io con un po' di soldi che ho a disposizione devo finanziare delle opere che normalmente dovrebbero essere una partita di giro con la Regione e trasferirle alle imprese che stanno facendo i lavori qui a Mardiano, ma che per il patto di stabilità della Regione non possono trasferirli, io mi so, sto sostituendo alla Regione pur di fare questi pagamenti e pur di non vedere. Centinaia e centinaia di operai in cassa integrale o in mezzo a una strada. Ecco, un'ultima domanda: la città metropolitana è vista da molti come un'operazione, lo dicevamo, semplicemente di risparmi dei costi. Lei ritiene, valutando con tutte le difficoltà delle bozze, delle cose, che questa può essere una riorganizzazione del tessuto degli enti locali in campagna, può essere comunque un'occasione? Sì, io credo fermamente a questa cosa. Mettersi insieme, fare rete è la cosa che è il nostro futuro, indirettamente al nord, anche se non si chiamano città metropolitane, è una cosa che fanno già da decenni.